Chi erano Santa Gianna Beretta e Pietro Molla? Santa Gianna è nata a Magenta il 4 ottobre 1922. Era la decima di 13 figli. A soli 5 anni e mezzo ricevette preparata spiritualmente dalla sua mamma la sua prima comunione, che divenne il suo cibo indispensabile di ogni giorno. Il Signore fu da lei posto al centro della sua vita. Pietro nacque il 1 luglio 1912 a Mesero, paese vicino a Magenta, da genitori Maria Salmoiraghi e Luigi Molla. Profondamente cristiani, era il quarto di 8 figli. Quando ha incontrato Santa Gianna, della quale aveva 10 anni in più, aveva ancora i suoi genitori viventi. Era un uomo di grande fede e delle straordinarie virtù. Come lei, aveva posto il Signore al centro della sua vita, sin dalla sua giovinezza. Il Signore stava chiamando Santa Gianna e Pietro alla vocazione del matrimonio, come loro pensavano, perché la Vergine Maria ha ascoltato le loro preghiere e così, grazie a lei, finalmente i loro bellissimi cuori e anime si sono incontrati, perché già si conoscevano da 5 anni. Hanno vissuto il loro fidanzamento come un tempo di grazia, con grande gioia e profonda gratitudine verso il Signore e la Vergine Maria, e pregandoli per la loro nuova famiglia ogni giorno di più. Erano pronti anche ai dolori della vita. Nella loro vita matrimoniale e familiare hanno concretizzato e pienamente realizzato tutte le aspirazioni, i desideri e le promesse del tempo del fidanzamento, sempre vivendo in grazia di Dio, con la sua benedizione e facendo continuamente la sua santa volontà. Hanno vissuto il loro amore sempre alla luce della fede. Ci sono aspetti che illuminano e commuovono profondamente: la loro profonda fede e l'illimitata fiducia nella divina provvidenza, la loro profonda umiltà, il loro amore reciproco, il loro incommensurabile amore per i figli e la loro famiglia, la loro grande stima reciproca. Gianna ha esercitato la professione di medico di famiglia a Mesero. Ha saputo armonizzare con semplicità ed equilibrio i suoi doveri di moglie, di mamma, di medico e la sua grande gioia di vivere, e si sentì sempre pienamente appagata. In questa armonia ha continuato a vivere la sua grande fede, conformando ad essa il suo operare a ogni sua decisione. Le sue gravidanze sono state sempre un po' difficili, tuttavia desiderava ardentemente dare un fratellino a Pierluigi, nonostante il rischio di una nuova maternità. Nel settembre 1961, quando ancora non esisteva l'ecografia, verso il termine del secondo mese della sua gravidanza, le fu diagnosticato un voluminoso fibroma, tumore benigno, all'utero. Era libera in quella preoccupante situazione di scegliere e decidere su 3 soluzioni. La prima, togliere il fibroma, interrompere quella gravidanza ed escludersi la possibilità di avere altre gravidanze. La seconda, togliere il fibroma, interrompere quella gravidanza e conservarsi la possibilità di altre gravidanze. La terza, togliere il fibroma, non interrompere quella gravidanza e conservarsi la possibilità di altre gravidanze. Lei ha scelto e deciso per questa terza decisione. Supplicò il chirurgo di salvare la vita che portava in grembo. Si affidò alla preghiera e alla provvidenza. Gianna ringraziò il Signore e trascorse i 7 mesi che la separavano dal parto con impareggiabile forza d'animo e con immutato impegno di madre e di medico. Il mattino del 21 aprile, sabato santo, diede alla luce Gianna Emanuela. Pietro, in tutta la sua lunga vita, non ha mai dimenticato il momento in cui Gianna ha preso in braccio la sua Gianna Emanuela, descrivendolo con queste parole: quando hai preso tra le braccia la nostra creaturina, l'hai guardata affettuosamente, con uno sguardo che tradiva l'indicibile tua sofferenza di non poterla godere, allevare e di non rivederla più. Già dopo qualche ora le sue condizioni generali si aggravarono e per lei iniziò il calvario della sua passione, che si accompagnò a quella del suo Gesù sul Monte Calvario. Febbre sempre più elevata e sofferenze addominali atroci per il subentrare di una peritonite settica come complicanza del parto. Da quel momento Gianna non ha mai cessato nelle sue sofferenze e nelle sue agonie il suo colloquio
colloquio col Signore e la sua comunicazione con il cielo. Ha ripetuto parecchie volte nella sua agonia: Gesù ti amo, Gesù ti amo. Nonostante tutte le sue cure praticate, le sue condizioni peggiorarono di giorno in giorno. Ha desiderato ricevere la Santa Eucaristia. All'alba del 28 aprile venne riportata nella sua casa di Ponte Nuovo, dove morì nel suo letto da sposa, dove aveva dato alla luce i suoi figli. Alle ore 8 del mattino, aveva solo 39 anni. Pietro diceva che se avesse fatto una scelta diversa avrebbe potuto vivere 100 anni, naturalmente con l'aiuto del Signore. Non aveva un cancro, ma un tumore benigno. Riflettendo su questo e pensando alla sua grande gioia di vivere, si capisce quanto è stato grande il sacrificio che ha fatto, seguendo l'insegnamento e l'esempio di Gesù. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona amata. Gianna Emanuela racconta che ha vissuto 48 anni della sua vita con il suo papà e può testimoniare che la sua mamma ha ascoltato quella sua preghiera, lo ha aiutato giorno per giorno a portare la sua croce, a compiere in modo eroico la volontà del Signore. E quando il Signore lo ha chiamato a sé, era più che degno di vivere con lei per sempre. Durante i 48 anni che Pietro ha vissuto senza la presenza visibile di Santa Gianna, hanno continuato ad essere un cuore ed un'anima sola, spiritualmente molto uniti e in comunione. L'amore vero, che è l'amore che dura per sempre, è veramente molto più forte della morte. La vita di questi due santi genitori insegna che la via della croce è certamente la via giusta che bisogna seguire per poter arrivare un giorno a godere della gioia del paradiso, della gioia della visione di Dio e per sempre. Insegna che la via della croce è certamente anche la via della gioia, quella più vera e profonda, preludio di quella gioia ancora più grande e più profonda, di poter godere un giorno della visione del Signore e per sempre, e avere il Signore nel cuore, fare la sua santa volontà, vedere ogni cosa che ci accade alla luce della fede, ci porta pur camminando sulla via della croce alla gioia e a sentire il dovere di ringraziare e continuamente nostro Signore di tutto, di ogni nostro respiro, di ogni suo dono, persino di quello della sofferenza. Nella nostra antropologia cristiana, l'uomo e la donna, il marito e la moglie, sono complementari, hanno bisogno dell'altro per completarsi e diventare più uomo, più donna. Senza Pietro, Gianna non sarebbe diventata la donna, la santa che è diventata. Le sarebbe mancato qualche cosa di veramente prezioso e unico.